Buongiorno a tutti, siamo già quasi a metà aprile, in ritardo clamoroso, perciò iniziamo subito con i... Più che un avvenimento, vorrei ricordare il compleanno importante perché compie 40 anni di un personaggio che è motivo di orgoglio per la nostra Italia, e cioè di Roberto Bolle, il noto ballerino di danza classica. Nasce infatti il 26 marzo del 1975 in Piemonte e ben presto, da giovanissimo, da bambino, lascia Casale Monferrato per approdare alla Scala di Milano. Diventerà proprio a 20-21 anni il primo ballerino della Scala e da lì sarà un'ascesa verso il successo, perché calcherà poi tutti i palcoscenici di tutto il mondo. Un'occasione tra l'altro per poterlo vedere, io ad esempio non l'ho visto ancora e mi piacerebbe farlo, spero di riuscire entro l'estate, è quella di partecipare, di assistere al suo spettacolo che c'è attualmente in Italia e durerà appunto fino a settembre, o comunque fino alla fine estate, ed è Roberto Bolle and Friends. L'occasione giusta perché appunto lui gira tutto il mondo e quest'anno appunto si è fermato in particolare in Italia per questi spettacoli, e quindi secondo me è il momento giusto per poterlo vedere, sempre che non sia chiaramente tutto sold out. Navigando il mese scorso sul web, a marzo appunto, mi sono imbattuta per caso in questa fotografia e mi ha colpito. Ho cercato di prendere un po' di informazioni su internet, ma non ho trovato molto. So solo che l'artista si chiama Thomas Rucker, o Rucker, non so come si pronunci, ed è nato nella Repubblica Cecoslovacca nel 1970. È, come si vede anche dalla foto, un fotografo che tratta principalmente, ma non solo, di nudi artistici. Io sono rimasta proprio folgorata, infatti ho pubblicato la foto anche su Instagram, ho visto che ha riscosso parecchi consensi. C'è, come vedete nella foto che ho appena messo, questa donna che ha delle braccia che sembrano come delle... non lo so, io l'ho interpretata così, delle ali di gabbiano, e quando si piega la schiena assume quasi la forma di un cuore. Sì, sarò una visionaria, non lo so, però io l'ho vista così, mi ha proprio letteralmente folgorata. Ho scoperto poi che questo fotografo ha raccolto un po' tutte le sue opere in quattro tipi di gallerie: la Black Gallery, la White Gallery, da cui è stato preso appunto questa fotografia che vi ho messo, la Landscape Gallery e la Vintage Gallery. Se avete qualche informazione in più, non lo so, se sapete qualcosa di più, cortesemente me lo fate sapere, perché davvero mi ha colpito e ci terrei a sapere qualcos'altro, però non ho trovato molto in rete. Vi dico subito un titolo che avrete sentito e risentito chissà quante volte in questo periodo, e cioè 50 sfumature di grigio. Io avevo acquistato ed ho letto il libro e mi era piaciuto. Ho scaricato poi il secondo libro sull'iPad e ne avrò letto forse 20-30 pagine. Poi l'ho lasciato lì perché mi stava annoiando, anche se comunque lo terminerò, perché penso che qualsiasi libro va comunque portato a termine appunto nella lettura. Per curiosità sono voluta andare a vedere il film, però non mi ha entusiasmato. L'ho trovato lento, un po' noioso, e anche gli attori, insomma, io non sono una critica cinematografica, però per quanto riguarda la mia sensazione e il mio gusto, non li ho trovati coinvolgenti e di poco spessore, quindi diciamo che è un film da ricordare, ma non bene, insomma, non al top, direi, ecco. Per quanto riguarda lo spot del mese, rimaniamo sempre in tema, e mi è venuto in mente, infatti, pensando a Roberto Bolle, di uno spot che aveva girato lo scorso anno, un paio di anni fa. Sono andata a cercare su internet, vi metto il link infatti qua se lo volete vedere, ed è uno spot che ha realizzato proprio Roberto Bolle come protagonista nel 2014 per l'ENI.
omaggio grande questo mese a bolle, perché è compleanno, spot. L'esaltazione della figura umana, in pratica si vede proprio il guizzo di ogni suo muscolo mentre compie delle evoluzioni in aria. Leggevo infatti che per realizzare questo spot aveva dovuto compiere centinaia e centinaia di salti. E il messaggio pubblicitario che si vuole passare, che vuole far passare Eni, è appunto il dinamismo che c'è nell'energia tramite appunto le evoluzioni e le pose che realizza proprio appunto con l'energia del corpo bolle. Questa è la canzone che mi ha accompagnato per tutto il mese di marzo ed è Home del DJ inglese Naughty. A me piace tantissimo e guardate anche il video perché è girato in soggettiva attraverso gli occhi di un cane. Vi metto il link e intanto continuo a sentire la canzone perché mi piace troppo. Per quanto riguarda l'app del mese, mi sento di raccomandarvi BlaBlaCar, che io ho scaricato sull'iPad per una questione di migliore visione. Che cos'è BlaBlaCar? È un servizio di passaggio in auto per viaggiare, diciamo, low cost. È un vero e proprio fenomeno, pensate che ha avuto oltre 10 milioni di utenti che almeno una volta hanno fatto uso di questo servizio e vediamo come funziona. Ci si registra al sito web, dopodiché si contatta un conducente mediante un SMS o un telefono per prenotare un posto nella sua auto. Una volta messisi d'accordo ci si trova al punto di ritrova concordato e si paga anche l'importo pattuito. Diciamo che è un servizio che promette di essere molto sicuro proprio perché tutti gli utenti che sono inseriti sono stati verificati proprio da BlaBlaCar e viene verificato in particolare il numero di cellulare e anche l'identità dei propri iscritti. La cosa importante è che poi si può visualizzare il feedback e anche questi feedback sono garantiti. Vedete infatti che la videata di presentazione dice proprio viaggia in sicurezza, c'è un sofisticato sistema di feedback e tutti i profili sono verificati. Io lo consiglio, è molto facile procedere con l'installazione, bisogna dare appunto, creare un proprio profilo, dare proprio i propri dati, la propria email, il proprio numero di telefono e è un modo, diciamo, carino e secondo me interessante per poter viaggiare secondo uno stile di vita low cost, insomma. Vediamo un po' come funziona. Io ho avuto accesso tramite le mie credenziali Facebook. A sinistra troviamo una lente dove appunto c'è trova passaggio e a destra offri passaggio. Proviamo a cercarlo. Facciamo ad esempio, non so, Firenze a, non so, facciamo Pisa e vediamo che disponibilità ci sono, chi ci può offrire un passaggio. Allora abbiamo una persona, cioè Giorgio di 56 anni, che ci offre questo passaggio oggi alle 2:20 partirebbe e chiederebbe 4 euro testa. C'è, non so, Francesco di 39 anni alle 2:30 ci chiede 5 euro. Oppure Simone, 28 anni, partirebbe invece alle 15:40 chiedendoci 4 euro a testa. Prendiamo, non so, prendiamo uno a caso, facciamo Francesco che ha anche un feedback, quindi ecco, partirebbe oggi alle 14:30 da Firenze, dice anche da dove, da Campomarte, e lui deve giungere a Pisa aeroporto, ha 4 posti disponibili, chiederebbe 5 euro al posto. E l'applicazione, vedete, è molto molto ben dettagliata, ben fatta, ci dice anche che il tragitto è di 83 km, il tempo previsto è di circa 1 ora e 3 minuti di percorrenza, non sono previste deviazioni, flessibilità oraria dice partirò puntuale, quante volte è stato visto l'annuncio, ci dice addirittura che tipo di autovettura utilizza, il bagaglio che si può caricare e c'è anche il feedback, vedete,
Ottimo conducente, non accetta chiaramente fumatori, non accetta animali a bordo. Il cellulare è stato verificato, l'email verificata e ha offerto già ben 89 passaggi. Questo è il suo ultimo accesso, domenica 19 aprile, e il tasso di risposta è 100%. Se noi andiamo a contattare Francesco Urca, ci torniamo indietro. Quindi lo contatteremo privatamente per concordarci. Mi sembra un'ottima applicazione da sfruttare anche in questi periodi un po' di crisi. Mi sembra anche abbastanza sicura, quindi mi sento davvero di consigliarvi questa come applicazione appunto per questo mese di marzo. Io ho terminato, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima per i degni di nota. Ciao!